finalmente sei a dieta. E come fare a cercare di controbattere, di resistere a quella voglia di mangiare, a quella fame che ti viene una, due, 50 volte magari mentre stai facendo la tua dieta? Quella fame è presente, è un compagno fastidioso, certe volte addirittura impossibile da gestire, della dieta di tutti noi. In questa e nelle prossime puntate ne parleremo in modo ampio e in modo direi approfondito. A dopo la sigla. La fame cos'è? La fame è la necessità di assumere del cibo. Quale cibo? Un cibo che ti sfami, non un cibo specifico, un cibo che riesca a portarti alla sazietà. Lo scopo è quello. Invece l'appetito, a differenza della fame, è un desiderio, appetere, desiderare. Quindi l'appetito è una forma più selettiva di assunzione di cibo, cioè vuol dire che io voglio gratificarmi con quel determinato cibo. Faccio un esempio. Ho fame e quello che mi può saziare lo assumo perché ho la necessità di bloccare questa fame. È una necessità naturale. Ho fame e voglio raggiungere la sazietà col cibo che me la fa raggiungere nel modo migliore. Ho mangiato, sono sazio, esco a fare una passeggiata. Quando sono fuori, passo davanti a una forneria. Anche se sono sazio, sento però il profumo del pane e mi viene l'appetito. Ho voglia, desidero gratificarmi con del pane caldo. Ecco che a questo punto introduciamo quello che è il concetto principale, cioè fame, sazietà, appetito sono gestiti da un centro, un piccolo centro, una zona del nostro cervello e questa zona riceve impulsi sia da tutto il corpo ma anche dal cervello. Ma che tipi di impulsi sono? Che riceve ma che manda anche? Sono impulsi che arrivano, per esempio, a livello del corpo arrivano dalla quantità di zucchero che è presente nel nostro sangue, oppure dalla quantità di grasso che è presente nelle nostre cellule grasse. Sono tutti segnali che sono continuamente intercettati nel cervello, sull'ipotalamo e viceversa. Oppure anche quanto sono riempiti, quanto sono dilatati i nostri organi della digestione, lo stomaco, l'intestino, anche questi mandano dei segnali all'ipotalamo. L'ipotalamo però dall'altra parte è anche collegato con la parte dei sensi del nostro cervello e con la parte della gratificazione del nostro cervello. Quindi è collegato col corpo e con il cervello. A questo punto, per quanto riguarda invece la parte del cervello collegato con l'ipotalamo, dobbiamo fare una precisazione, cioè quando noi mangiamo un determinato alimento, ecco che quando arriva la sazietà anche la parte di gratificazione diminuisce, cioè mentre noi mangiamo un cibo, ecco che in progressione diminuisce la gratificazione nel mangiarlo. E è specifica per quel cibo, si chiama SSS, cioè sazietà sensoriale specifica. Noi siamo più sazi per un determinato cibo in modo specifico. Ti faccio un esempio. Allora, tu hai mangiato quel famoso pezzo di pane profumato, caldo, croccante, e raggiungi una sazietà ulteriore. Hai appagato anche il tuo appetito. Però dall'altra parte vedi nel fruttivendolo di fronte delle fragolone rosse, buone, con un altro profumo, con una sensazione anche tattile completamente diversa. Ecco che a quel punto ti viene voglia di mangiare un fragolone rosso. Quindi
Cosa succede? Succede che tu sei sazio del pane, quindi sei appagato anche come appetito da quel pane, ma l'appetito ti sta venendo anche per il fragolone. Ma a cosa serve tutto questo meccanismo? Serve perché in natura, quando noi eravamo ancora un po' di centinaia di migliaia di anni fa, ecco che noi dovevamo selezionare i cibi diversi perché ci davano dei nutrienti diversi, quindi colori diversi, profumi diversi. Ed è nata quindi, dal punto di vista evoluzionistico, la sazietà sensoriale specifica. Ecco che quindi il nostro centro della fame, della sazietà e dell'appetito è governato da stimoli che arrivano da tutto il resto del corpo, li rimanda anche, lo vedremo nelle prossime puntate come, e anche dal cervello, sia ne manda sia ne riceve. E abbiamo visto che c'è questo fenomeno bellissimo che è quello della sazietà sensoriale specifica. Non vi viene in mente come nel nostro periodo, nel contemporaneo, questa sazietà sensoriale specifica non sia anche un po' sfruttata da chi ci vende il cibo? Con tutti questi sapori diversi, con tutti questi profumi diversi, con tutta questa offerta diversa? E non vi sembra che questa cosa non possa determinare poi sulla distanza anche un aumento di grasso, un aumento di peso? Direi proprio che abbiamo centrato la cosa giusta, cioè tutti questi meravigliosi meccanismi di regolazione, ecco che nel nostro periodo vengono sfruttati molte volte per farci mangiare di più. Ciao, ti aspetto presto.